Buongiorno a tutti voi, grazie di esservi connessi per questo webinar. Innanzitutto voglio ringraziare la Milano Digital Week che ogni anno, anche in questi momenti difficili, riesce comunque a creare un evento che è importante non soltanto per Milano, ma per tutta l'Italia, per il digital in generale. Quindi oggi abbiamo con noi delle personalità di spicco, direi. Quindi una breve presentazione, perché io sono Gaetano Polignano, sono Managing Director di Jellyfish. Massimo, a te. Buongiorno a tutti, sono Massimo Bullo di Samsung e sono il responsabile della divisione marketing, comunicazione e digital transformation. Io sono Fabrizio Costantini, sono responsabile per la parte di CRM e performance marketing per Samsung Italia. Piacere a tutti, buongiorno. Andrea Prosperi, Senior Industry Manager in Google Italy, seguo lo sviluppo dei verticali tech e telco in Google. Perfetto, grazie mille a tutti. Poi dopo avremo modo anche di conoscervi meglio e di approfondire tutte le questioni. Quindi un attimo volevo fare un cappello iniziale per spiegare quello che è un po' il framework di questo webinar. Noi volevamo avere appunto, abbiamo fatto questo progetto, che è un progetto abbastanza complesso, e quindi era bello condividere con tutti i tre punti di vista che ruotano attorno a questo argomento, quindi alla digital transformation utilizzando i dati di prima parte, quindi con forte utilizzo del dato. Quindi tre punti di vista su quali strategie fare, quali tecnologie utilizzare e soprattutto cosa mi aspetto da queste tipo di attività, cioè cosa voglio raggiungere e che percorso voglio fare. Quindi abbiamo tre punti di vista: il punto di vista del partner digitale, il punto di vista della tecnologia e il punto di vista del brand. Nella prima parte, appunto, parleremo del ruolo del dato, dei dati di prime parti nelle attività di digital. Poi andremo a vedere la strategia, il percorso che Samsung ha fatto e che ha in programma di fare, perché è sempre un lavoro, un work in progress, è sempre un'evoluzione. E poi vedremo poi con Google i giusti strumenti per sfruttare ogni asset in modo razionale e sicuro. Partiamo subito da cos'è la trasformazione digitale e perché è importante. Quindi, quali sono le tre cose da fare per accelerare questa trasformazione? La prima è far sì che i dati siano la vostra guida. In un'era attuale e in una futura era cookieless, la fonte primaria del dato, la fonte più importante saranno i dati di prime parti. Quindi è importantissimo saperli raccogliere, saperli raffinare e poi saperli utilizzare. Raccolta, raffinazione e utilizzo sono un po' le costanti di quando si parla del dato. Dato di prime parti che appunto è il dato più affidabile, il dato che performa meglio, il dato che, siccome appunto di prime parti, costa poco fondamentalmente ed è una fonte infinita di informazioni. Saper connettere i dati, e questo è un altro acceleratore. Rispondere alla fatidica domanda, chi è il mio cliente? Quindi creare delle segmentazioni in base al comportamento, in base alle azioni, in base agli interessi, al coinvolgimento dell'utente nelle attività. Questo ci permette di poter dare il messaggio giusto, nel momento giusto, alla persona giusta. Importante anche è riuscire a metterle in pratica, quindi metterle a terra queste informazioni, queste ricerche. E quindi un partner digitale è fondamentale in questo percorso, perché il partner può costruire una roadmap strategica e tecnologica per arrivare agli obiettivi e per creare questa evoluzione. E soprattutto può utilizzare al meglio i vari dati delle piattaforme, le potenzialità delle piattaforme e accompagnare anche nella fase di learning e di internalizzazione, perché non tutti i brand possono internalizzare le attività per vari motivi fondamentalmente. E quindi il partner ha questo ruolo fondamentale di connettere i punti, ma soprattutto di aiutare il brand a navigare
in questo percorso e farlo fondamentalmente al meglio. Cosa appunto allora deve avere un partner? Cioè cosa noi, su cosa noi puntiamo quando iniziamo un progetto con i nostri partner? La prima cosa è proprio le persone, nel senso ovviamente le capacità tecniche verticali sono importanti, anche perché bisogna essere esperti in ogni singolo aspetto della digital journey, però non è la prima cosa, non è la cosa più importante. La cosa più importante è proprio la cultura delle persone, quindi avere una mente aperta, capire che la trasparenza, la condivisione, l'integrazione sono alla base di quello che facciamo. Quindi è molto importante che ci sia una cultura condivisa e un approccio condiviso tra appunto tecnologia, partner e brand. La tecnologia appunto è fondamentale, quindi un partner deve possedere la tecnologia, nel senso ovviamente essere un reseller, ma avere anche una conoscenza molto complessa, dare supporto, insegnare, connettere le tecnologie, perché appunto come sappiamo adesso il digital marketing fondamentalmente è molto improntato sulla tecnologia. Tecnologia che ci serve per saper raccogliere i dati, quindi tutta questa tecnologia e mindset servono a cose ben specifiche, cioè in questo caso alla raccolta, raffinazione e utilizzo dei dati, quindi dal mero controllo degli analytics e consulenza sugli analytics, settaggio degli analytics, fino ad arrivare a creare dei modelli predittivi customizzati sul proprio partner, sul brand. Quindi le attività di gestione del dato sono veramente, veramente infinite, e oggi ne vedremo alcune di molto interessanti e anche di molto complesse. E entrambe, cioè bisogna avere le basi e bisogna anche poi dopo esplorare e cercare di essere sempre più al passo con i tempi, fondamentalmente. I dati, dati di prima parte, che saranno sempre più importanti, per appunto perché sappiamo che qualcosa sta cambiando. Ancora non si sa, poi dopo vedremo anche con Google un po' di cosa ci aspetta, però da questo cambiamento darà anche spinto fondamentalmente dalle necessità di privacy e di regolamentazione di questo tipo di attività, però puntano i riflettori proprio sui dati di prima parte. Dati di prima parte che sono importanti e fondamentali perché sono controllabili, quindi sono dati di cui io ho il controllo, dove li prendo, come li raffino, come li utilizzo. E quindi è importantissimo avere il controllo per non incorrere poi in problematiche di frode, di bot, di mancanza di trasparenza, per regolare anche il rapporto che il brand ha con i propri utenti. La privacy e il controllo della privacy, la gestione della privacy è uno degli aspetti più importanti, perché la fiducia e la trasparenza, come dicevo prima, che il partner deve essere trasparente, anche il brand deve essere trasparente con i propri consumatori. Abbiamo visto poi anche che i dati di prime parti, noi da operatori sappiamo che i dati di prime parti, insieme a quelli poi delle piattaforme, sono i dati più affidabili. Affidabili perché conosco la provenienza, conosco la composizione, ma anche perché funzionano di più in termini di performance e in termini di insight e modellizzazione. Perché la modellizzazione fondamentalmente è il processo di analisi secondo cui tutto viene creato, quindi gli insight, gli algoritmi funzionano sulla modellizzazione dei dati, quindi l'affidabilità del dato è una delle cose più importanti, perché da lì poi si costruisce poi tutto il resto. Dati di prima parte, uno può dire ok, non esistono solo i dati di prima parte, esistono anche altri tipi di dati per essere completi, ma quello che io voglio farvi anche vedere, questa slide qua può sembrare confusa, ma fa vedere quanti dati di prime parti si possono raccogliere e la loro diversità
dati di marketing che possono arrivare appunto dalle campagne, dall'analisi, dai dati social, dati transazionali, quindi quello che succede sul prodotto, succede sul sito e succede proprio nell'acquisizione. CRM, quindi tutta la parte storica, questi sono dati veramente fondamentali e con Samsung e Google stiamo riuscendo a utilizzarli e trasformarli in qualcosa di più utilizzabile. E poi anche tutta la parte di dati, anche dati offline. La riconciliazione di dati offline e dati online è un po' l'avanguardia di quello che sta succedendo adesso, sia nel campo tecnologico che nel campo anche proprio nelle data strategy e nel campo media. Quindi già solo riuscire a riconoscere, utilizzare, sfruttare tutti i dati di prime parti, abbiamo già fatto la maggior parte del lavoro, perché sono veramente informazioni molto molto complete. Come poi utilizzare tutte queste informazioni? Quindi noi abbiamo tutti i dati che ci arrivano, abbiamo delle nostre strategie, vogliamo creare appunto un percorso di maturazione. Noi utilizziamo ormai da tempo questo framework della business della Boston Consulting, perché ci dà una fotografia fondamentalmente di dove si posiziona il nostro partner all'interno della propria maturità, e quindi da poi riuscire a costruire una strada che non è tanto teorica. Volevo farvi vedere questo perché è molto pratica, nel senso che prima iniziamo a mettere a posto tutti gli strumenti, poi iniziamo a fare del training per capire come utilizzarli e come capire poi anche i dati. Poi andiamo ad analizzare e risolvere, tra virgolette, i modelli di attribuzione. Poi possiamo arrivare alla parte di come modellare i dati, quindi una volta che abbiamo capito come raccoglierli, come modellizzarli. Poi dopo come connetterli. Infatti nella parte connected noi andiamo a connetterli con altre fonti di dato. Poi arrivare alla fine dove c'è una conoscenza del proprio utente, sia offline che online, e anche una comprensione di quelle che sono le dinamiche dell'utente, cioè il KPI del CP, del click o della mera conversione, viene sviluppato in lifetime value, quindi che rapporto ho col mio cliente. Quindi questa evoluzione e il dato ci porta anche a considerare i risultati delle nostre attività in maniera molto più evoluta e non concentrarsi solo su piccole interazioni che magari lasciano il tempo che trovano. Quindi quello che noi abbiamo fatto anche con Samsung è appunto un percorso che poi vedremo in maniera approfondita. Quindi adesso io lascio la parola a Samsung che farà vedere appunto quello che abbiamo fatto e dove vuole arrivare. Grazie a tutti. Grazie, grazie Gaetano. Allora, buongiorno a tutti. Allora, mi permetto solo di contestualizzare un attimo chi siamo oggi di Samsung, per farvi capire anche il motivo di questo incontro, in cui mi ha partecipato veramente con entusiasmo. Samsung attualmente ha costruito, e il sottoscritto ha l'onere e la fortuna di essere a capo di una divisione che ha costruito una sinergia tra il marketing strategico, quindi il marketing di brand, il marketing delle ricerche, ma anche il marketing operativo del media e della media strategy, di unirlo insieme a tutta l'area di digital transformation e online sales, in termini anche di digital marketing e performance di sales. In questo caso la divisione che oggi rappresento, la divisione che oggi rappresento è una divisione che all'interno essenzialmente sia la parte marketing che la parte CRM e performance marketing, che è quella che è diretta da Fabrizio Costantini ed è il motore stesso della trasformazione, per questo oggi Fabrizio è qui con noi come CRM director, e tutta la parte e-commerce, online sales e digital platform, che fa parte di questa grande divisione. Una divisione perché Samsung unisce la digital transformation insieme al marketing strategico, perché stiamo parlando anche oggi insieme a Google, a Jellyfish, di queste tematiche, perché parte da un presupposto molto forte da dire in questo contesto, che probabilmente il digitale non esiste per il consumatore, ed è questa, è un grosso assioma, un grosso starting point che fa capire come l'approccio strategico di business di questa azienda, di Samsung, mi si permetta di dire abbastanza pionieristico, cioè di dire
attenzione, che tutte le tematiche digital, di digital transformation, di investimenti in media digital, di big data, di CRM, sono tematiche marketing, marketing transformation, che hanno a che fare con il consumer funnel del consumatore. E la relazione che l'azienda ha con il consumatore non sono qualcosa da delegare all'IT, non sono qualcosa da delegare semplicemente a chi si occupa di CRM, ma vanno create delle forti sinergie sulle strategie marketing di business dell'azienda. In questo caso, per cortesia, la prossima chart, in questo caso Samsung ha fatto questo grosso passaggio, che è stato quello di unire tre grandi anime di competenza, che è quella essenzialmente della digital communication, della digital sales e della digital operation, insieme a quello che è un grande dipartimento. Siamo circa ormai 45 persone e stiamo ancora crescendo in questa divisione, che è divisa per silos verticali, ma che crea delle grosse sinergie, unendo di fatto un sales department a un marketing department. La prossima, per cortesia. Ecco allora che La grande, diciamo, opportunità che abbiamo, ed è quella per cui stiamo lavorando in maniera forte con Google e con Jellyfish, è di creare delle partnership strategiche assolutamente strutturate sull'utilizzo di quelli che sono i nostri dati e sull'utilizzo che sono le nostre strategie digitali, al fine che diventino realisticamente delle execution di marketing e di sales, non solo online, e spesso ne parlo, poi Andrea Prosperi è qui connesso, Google, e lo sa, il challenge che andiamo spesso a Google, in termini non solo digitali, ma omnichannel, no? Utilizzo di questi dati per una strategia sales omnichannel dell'azienda, ed interrogarsi su cosa accade, soprattutto dopo la fase di awareness, nelle diverse fasi della consumer journey, fino al conversion, non per forza online, ma anche in luoghi fisici o in luoghi geolocalizzabili da parte. Queste sono alcune aree di sinergia che ho voluto farvi vedere, di questa grande divisione, no? Che ha Samsung, che ormai da circa un anno e qualche mese, sono delle aree che vi fanno capire come il team marketing di Samsung, il team digital transformation, il team di Restore, stiano collaborando su diversi argomenti. Ad esempio, ne cito una, la parte di brand experience con la parte di e-store e brand digital experience. Abbiamo di fatto virtualizzato, e su questo è stato uno dei progetti che è partito da questa area tra marketing e transformation, abbiamo virtualizzato il nostro showroom che sta presente nel nostro building, creando un'esperienza branding, un'esperienza digitale totale dei nostri prodotti, come se voi faceste ancora visita al nostro showroom a Milano, dove avete possibilità di vedere tutti i prodotti virtuali e di poter chiaramente anche interagire con degli steward, delle host, dei cosiddetti e-promoter in maniera dinamica all'interno dello showroom. Questo ha permesso anche la creazione, se volete, anche di una sinergia sulla parte consumer, su un'analisi di quelli che sono i consumer needs e quelle che sono le promotion offers. Noi studiamo moltissimo i comportamenti digitali, i cosiddetti shopper behavior digitali, anche grazie a Google, in modo tale da creare poi, in termini di automation marketing, e questo me lo parlava meglio Fabrizio, quelli che sono possibili meccaniche promo molto mirate, molto one-to-one col consumatore finale. La parte media, sulla parte media, avere in questa divisione tutti gli investimenti media dell'azienda, siano questi offline o online, comporta una responsabilità, ma anche una grande opportunità per l'azienda di vedere effettivamente dove vanno questi investimenti, cosa generano in termini di traffico, in termini di conversion, in termini di traffico qualitativo, in termini di bounce rate, quindi avere tutta una serie di KPI che stanno costruendo sempre di più questo funnel in maniera più esaustiva possibile. Devo dire, onestamente, e non so se ci sono collegate persone delle concessionarie in questo webinar, però mi farebbe piacere, come il challenge adesso veramente sta non solo nell'azienda Samsung, ma anche nelle concessionarie media, che si trovano ad affrontare questa azienda che ha un tone of voice, che ha uno share of voice importante in Italia per gli investimenti media, e comincia a chiedere anche a quei media brand touch point più alti, diciamo più mass market come la TV, di cominciare a dare dei dati, come citava Gaetano, che siano potenzialmente analizzabili dal punto di vista anche di funnel, cosa che attualmente sappiamo risulta ancora difficile, escludendo l'addressable TV. Ma la TV diventerà digitale, quindi entrerà a far parte ancora di più di queste tematiche che tratteremo oggi. E poi la parte PR, perché come dicevo anche le PR fanno parte di questa grande divisione e stiamo lavorando moltissimo, vi cito un tema, per esempio dei digital influencer, no? Cioè, quindi cominciare a lavorare anche su tematiche di social commerce molto forti anche attraverso le PR. Next.
Quello che stiamo cercando di fare, e anche qui di nuovo ve ne parlerà meglio di me sicuramente Google, Jellyfish e Fabrizio dal lato nostro Samsung, è quello di addirittura di creare un'anticipazione nel funnel. E questo è il motivo per cui noi stiamo challengeando Google e Jellyfish nel supportarci in questo grande passaggio epocale. Ti direi, prima della fase awareness, noi vogliamo avere dei dati che ci permettono, insieme ai nostri, di conoscere ancora meglio i nostri consumatori e i consumatori potenziali che arriveranno in futuro a essere simili a quelli attuali. Questo perché ci stiamo accorgendo che queste marche possiamo dire cicciotte come Samsung, marche importanti, hanno una grande responsabilità, che è quella di essere in una fase di involving, di collaborazione, di costruzione di un crowdsourcing continuo, di una co-creazione continua di contenuti, significati e anche dell'offerta stessa da parte delle aziende. In tal senso, noi stiamo cercando attraverso i nostri dati e di creare questi progetti di avere possibilità di analizzare quelli che sono i comportamenti digitali di persone simili anche ai nostri consumatori attuali, in modo tale da anticipare lo storytelling su queste persone e quindi iniziare il ciclo di vita di relazione col consumatore prima ancora che lui lo diventi. Ed è una cosa che sicuramente è affascinante lato marketing, ma a livello di digital transformation è la grande sfida che noi vediamo nel prossimo periodo. La prossima. Quindi questo è il tema, ed è il tema su cui anche Fabrizio sa benissimo che la nostra digital maturity in futuro sarà una digital maturity prima della fase awareness, non solo del classica funnel analysis, no? Cioè dalla fase awareness alla fase conversion support, ma addirittura chiederci che accade prima, quali sono i comportamenti più affini che noi possiamo utilizzare per lo studio anche dei percorsi digitali dei consumatori futuri. Prossima. Con l'obiettivo, mi si permetta di dire, di sbilanciare quella classica frase che troviamo nei libri di marketing che dice la metà dei soldi che spendo in pubblicità sono persi, il problema è che non so quale sia la metà. Questa era una vecchia frase, no, che usavamo spesso nei grandi corsi, nei corsi di marketing. Credo che il passaggio epocale che stiamo vivendo e su cui Google e Jellyfish ci possono dare una mano, invece di dire voglio sapere su quale specifico consumatore ogni mio centesimo va a finire attraverso la mia comunicazione, che è veramente qualcosa totalmente che sbilancia, se volete, anche la disciplina classica del marketing e quella del media management. Next. In tal senso, questo è il percorso che stiamo intraprendendo insieme a Google e anche insieme a Jellyfish, un percorso di digital maturity di Samsung. È un percorso che ci ha visto in una fase non realisticamente nascente, perché questo c'è da dire, Samsung è un'azienda sicuramente evoluta e ripeto, pionieristica su alcune tematiche, ma la parte di CRM funnel, CRM database integration, e-store revolution, che siamo passati da una fase di infocommerce a una parte di e-commerce, è già iniziata. Ora siamo probabilmente andando già in un secondo step, su cui chiaramente chiedo adesso a Fabrizio, che fa parte di questa importante divisione dell'azienda, di andare più nello specifico. Grazie. Grazie Massimo. Sì, appunto, ripartiamo da questa chart che aveva già mostrato anche Gaetano all'inizio. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo sostanzialmente, fatto un assessment, ci siamo un po' autovalutati, abbiamo, individuato una serie di progetti e ne abbiamo selezionati alcuni che sono quelli che vorremmo fare nel corso di quest'anno, appunto per fare un'evoluzione dal punto di vista di maturità digitale. E da questo punto di vista, diciamo che alcuni li abbiamo già scaricati a terra, altri sono, in fase di svolgimento in questi giorni, altri sono previsti per la seconda parte dell'anno. Diciamo che questo modello ci è piaciuto molto, nonostante siamo una grossa corporation, come diceva Massimo, di fatto siamo molto evoluti da un lato, dall'altro subiamo un po', se volete, anche il concetto di essere appunto, di vivere da un certo punto di vista un contesto internazionale con l'headquarter, con l'European headquarter, con delle tematiche legal che non sono da sottovalutare, citiamo ad esempio il GDPR, no? come ultimo tassello per una strategia che non può non tenere in considerazione ovviamente quello che è il concetto di dal punto di vista appunto della privacy per i nostri consumatori. Allora, nella chart successiva vediamo quello che è stato il nostro approccio. Sostanzialmente noi siamo partiti con un'idea che era quella di utilizzare l'integrazione dei dati, soprattutto dalla prima parte, con un duplice scopo. Da un lato, quello appunto di andare a gestire
in maniera integrata e cross canale i nostri consumatori. Noi come Samsung abbiamo ovviamente tantissimi clienti, siamo molto contenti di questi, ne abbiamo molti che sono appunto registrati sulle nostre property, quindi conosciamo, abbiamo una relazione diretta con loro, e abbiamo altri che sono dei prospect. Ora, il primo grosso obiettivo che ci siamo posti è quello di andare a gestire la comunicazione in maniera separata per quelli che sono i nostri utenti rispetto a quelli che sono clienti prospect. Da questo punto di vista, quindi, rimanendo sui nostri utenti, quello che stiamo cercando di ottenere è un concetto di una comunicazione efficace che sia quanto più possibile integrata canale per canale, in modo tale che l'utente, ovunque vada nel suo percorso digitale, abbia nello stesso momento lo stesso messaggio che Samsung gli sta offrendo, un concetto di rilevanza. Dall'altro abbiamo ovviamente un obiettivo che è quello di andare a ottimizzare le campagne che stiamo facendo e che andremo a fare, sia da un punto di vista di efficienza dei costi e da un punto di vista ovviamente di generazione di revenue incrementali. Quindi l'unione di questi due macro obiettivi ha fatto sì che ci siamo lanciati in questo progetto un po' di tempo fa, diciamo poco prima dell'anno scorso, e appunto adesso andremo a vedere come lo stiamo gestendo esattamente sulla base del framework di maturità digitale che abbiamo visto prima. Eccoci qua. Allora, questa chart è molto tecnica, ovviamente non staremo a descriverla in tutte le sue componenti, però il concetto qui qual è? Il concetto che stiamo cercando di sostanzialmente di tramite Jellyfish creare uno stack integrato che abbia al proprio interno tutti i dati che concernono i nostri consumatori nel loro viaggio digitale. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo poi introdotto tutti i dati di prima parte e poi andremo ad attribuire un modello di data driven. Quindi concettualmente quello che andremo a fare è andare a capire, come diceva Massimo prima, ogni singolo euro speso dove va a finire, chi lo ha generato, che cosa sta portando. Questo è un passo molto importante che stiamo facendo perché, nonostante appunto come grosso brand e come tanti brand hanno a disposizione tutta una serie di strumenti per andare a gestire le campagne a livello digitale, non sempre l'ottimizzazione risulta ottimale o non sempre si fanno tutti i passi e si mettono in campo tutte le operazioni per andare a fare questa ottimizzazione. Ecco, appunto Jellyfish ci sta aiutando in questa operazione, quindi questo grosso progetto di data attribution è sono le fondamenta della nostra base per il futuro, perché appunto è il primo enabler che ci consentirà di andare a definire esattamente il nostro modello basato interamente sui dati. Dalla chart successiva vi raccontiamo in due parole quello che abbiamo fatto, che sono un paio di esempi di progetti che abbiamo fatto lo scorso anno, cioè siamo andati un attimino a lavorare su quelli che sono i dati di prima parte. L'abbiamo fatto con due progetti. Il primo con un progetto con Google basato appunto su Customer Match, sulla search. Quello che abbiamo fatto sostanzialmente è stato semplicemente applicare le liste di prima parte alle campagne media che già stavamo portando avanti. Abbiamo ottenuto dei risultati veramente significativi. Lo vedete in basso, abbiamo riscontrato da un lato una forte riduzione nel cost per click e dall'altro un incremento altrettanto significativo in quello che è stato il click-through rate. Questo come primo approccio, appunto un'integrazione di dati che ci ha consentito di ottenere da un lato non solo delle performance media come dicevamo prima, ma anche di acquisire una conoscenza di quelle che sono le attitudini e la modalità con la quale i nostri utenti si comportano nel mondo digitale. Cosa che fino a poco tempo fa non eravamo molto a conoscenza, appunto per la disintermediazione che c'è tipicamente tra il concetto dell'on media, quindi la comunicazione che facciamo come CRM, e il concetto del mondo digital. Avendo unito questi due mondi, questi due puntini, ecco che abbiamo avuto l'opportunità di poter creare delle audience e di avere delle informazioni dal punto di vista sia classico, quindi dal punto di vista del CRM classico, che dal punto di vista media. Come secondo progetto poi abbiamo qui selezionato un progetto che abbiamo fatto alla fine dello scorso anno, basato invece sulla display, e anche qui il concetto è sempre lo stesso: siamo andati ad applicare questa integrazione ad una campagna promozionale, e quello che abbiamo visto che cosa è stato? Che c'è stato anche qui un significativo incremento del conversion rate,
delle audience alle quali abbiamo applicato non solo la classica comunicazione standard tramite canali email, canali push notification, ma anche l'affiancamento di quella che è stata la comunicazione a livello digitale. Ovviamente qui abbiamo, diciamo così, utilizzato un approccio molto, molto pragmatico, basato su una segmentazione dei nostri clienti, quindi una segmentazione su tutte le fasi del funnel, la fase hot, la fase cold, la fase warm, e abbiamo, diciamo così, ottenuto una serie di indicatori che ci hanno dato appunto conoscenza sul come andare ad investire, sul come andare a applicare in futuro delle nuove audience per le nuove campagne. Perché quello che stiamo vedendo è che a seconda dello stadio del funnel in cui ci trovano gli utenti, applicando una metodologia e una comunicazione che è differenziata per cluster di utenti, per fase del funnel in cui si trovano, otteniamo dei risultati diversi a seconda di quelli che sono i nostri obiettivi. Nella chat successiva abbiamo l'ultimo progetto invece, che è quello relativo al propensity model. L'abbiamo visto prima, l'abbiamo citato, l'abbiamo visto prima nel nostro framework. Allora, questo è un bellissimo progetto che stiamo quasi, è quasi scaricato a terra completamente. E che cosa farà sostanzialmente? Tramite degli algoritmi sostanzialmente basati su machine learning, andiamo ad attribuire uno score a quelle che sono le audience dei nostri utenti. Quindi di fatto che cosa facciamo? Andiamo a suddividere i nostri consumatori sulla base della loro propensione a convertire, dove la conversione ovviamente risponde a determinati obiettivi di business che noi ci poniamo di volta in volta. Il modello è molto semplice, nel senso che poi attribuirà tre modelli, tre score, alto, medio, basso, e questi tre score verranno utilizzati per creare quelle famose audience che, facendo il paio con quello che abbiamo appena visto precedentemente, ci consentiranno di creare specifiche audience sulle quali andare ad attivare campagne sia sugli utenti di prima parte, da un lato, in modo tale da andare a gestire diversi utenti sfruttando tutte le informazioni che abbiamo a disposizione, informazioni che vengono dal nostro database di CRM, informazioni che vengono dal mondo digitale, quindi dalla loro attitudine, dal loro comportamento in rete e dalla loro, attitudine alla conversione. In questo modo potremo andare in maniera, quasi chirurgica ad applicare diversi messaggi a seconda, delle audience e quindi dello stato in cui si trovano all'interno del funnel. Questo è l'ultimo progetto che stiamo scaricando a terra. E una volta che abbiamo chiuso con questi tre grossi progetti, avremo appunto una picture, un framework che ci consentirà nella seconda parte dell'anno, ma già alla fine di questo prima di questo semestre, potremo andare a incrementare quello che è l'efficacia delle nostre campagne, sfruttando appunto sia da un lato la riduzione dei costi perché andiamo a sfruttare meglio le audience e dall'altro avere dei grandi risultati dal punto di vista non solo media, quindi click-through rate, ma anche sulla parte bassa del funnel quando poi andremo a parlare di conversion rate. Tutto questo, dicevamo, corredato dal data-driven attribution model che abbiamo creato come baseline per andare a gestire tutta la nostra interazione con gli utenti. Andrea? Grazie Fabrizio, grazie Gaetano, grazie Massimo. Io sono molto contento di essere oggi qui con voi per una serie di motivi. Il primo motivo è che è bello collaborare con delle aziende come Samsung, che hanno una visione così rilevante del futuro e di come fare non più digital transformation, ma poi, come diceva Massimo prima, marketing transformation, no? E chiaramente è importantissimo avere al tavolo anche dei partner come Jellyfish, che poi riescono a aiutarci tutti, no, a scaricare a terra queste tipologie di progetti. Quindi io, nel mio intervento volevo un pochino ripercorrere per certi aspetti le informazioni e il percorso che abbiamo visto prima, partendo un pochino da alcuni dati relativi al contesto italiano. Noi tutti negli ultimi mesi, tutti come consumatori, ci siamo resi conto di quanto il nostro equipaggiamento tecnologico fosse obsoleto, no? In termini di connessione, in termini di dispositivi utilizzati. Quindi sicuramente negli ultimi anni c'è stata una crescita forte della digitalizzazione del paese.
Ma siamo ancora, diciamo, lontani, no, da quello che, se banalmente ci confrontiamo anche ad alcuni paesi europei. Pensare che soltanto oggi in Italia le connessioni in FTTH, quindi la fibra, diciamo, ultraveloce, sono soltanto l'8% del totale. Dopo di questo, però, è anche vero che a gennaio di quest'anno gli individui connessi in Italia a internet erano circa 50 milioni e passa, quindi un numero importante. Se poi consideriamo anche le connessioni mobili, che sono circa 77 milioni, ci rendiamo conto di quanto la cosa che diceva prima Massimo è già reale, cioè non esiste il digitale è già parte delle nostre vite. Qual è l'impatto di tutto questo, diciamo, di questa importanza per le strategie di marketing? Lo vediamo adesso in questa slide. Facendo un focus sull'elettronica di consumo, noi oggi sappiamo che circa il 10% del fatturato del settore avviene online, quindi tramite e-commerce, una percentuale che è quasi raddoppiata lo scorso anno, quando era circa il 6%. Quindi 10% è importantissimo e probabilmente crescerà ancora tanto, no, nei prossimi anni. Tuttavia a aziende chiaramente come Samsung importa anche il restante, no, 90% o 80%. E quindi, diciamo, cosa fare in questo contesto? Come fare a, diciamo, mettere insieme tutti i pezzettini? Iniziamo a vederlo nella slide successiva, con un framework di riferimento, no, basato su tre pillar, chiamiamoli così. Il primo è evidentemente il close the loop, no? Quindi è importante in ogni strategia, no, di digital transformation, porre le basi della misurazione partendo dall'online. Quindi primo step, capire le mie attività online, come scaricano sull'online. Poi c'è un secondo passo, cioè dire ok, ma come scaricano le mie attività in ottica multicanale? Quindi sono io in grado, ho gli strumenti che mi consentono di misurare quello che è il mio ROAS multicanale? E quindi qui ovviamente il tema dell'utilizzo e dell'analisi del dato di prima parte inizia a essere fondamentale, perché poi ci consente di costruirci le nostre audience basate su dati di prima parte, segmentandole, poi magari dopo vedremo anche meglio come, e soprattutto ci consente, una volta che le audience sono segmentate, tutto ciò ci consente di erogare dei messaggi che siano coerenti con le caratteristiche di ciascun segmento che noi andiamo ad intercettare. Chiaramente tutto questo diciamo, avviene ed avverrà in un contesto che sta cambiando, e lo vediamo nella prossima slide. L'importanza che, diciamo, il digitale ha assunto in Italia, ma ovviamente in tutto il mondo, ha generato delle crescenti aspettative da parte degli utenti nei confronti di come poi i propri dati online vengono utilizzati. Questo ha determinato nel corso del tempo una serie di cambiamenti, che sono stati dei cambiamenti normativi e una serie di cambiamenti tecnologici. Cambiamenti normativi, diciamo, un po' in tutto il mondo, no? Ci sono state delle nuove regolamentazioni per quello che riguarda, diciamo, la gestione dei dati nel mondo online. In Europa evidentemente conosciamo tutti il GDPR, ma anche le più recenti normative relative alla gestione dei cookie. Sempre ovviamente parlando di cookie, chiaramente non va dimenticato alcuni cambiamenti, diciamo, tecnologici che sono avvenuti o stanno avvenendo, diciamo, in parallelo, no, a quelli normativi, che riguardano sostanzialmente la possibilità data dai browser di utilizzare i cookie di terza parte. Qui sappiamo benissimo che un anno e mezzo, due anni fa, sia Safari che Firefox hanno disabilitato la possibilità di usare i cookie di terza parte per attività di marketing, e anche Google ha confermato recentemente che anche Chrome dismetterà nel corso del 2022 l'utilizzo dei cookie di terza parte. Quindi, diciamo, in questo scenario dove da un lato le tecnologie, no, ci consentono di erogare, comunque diciamo, di essere sempre più efficaci, quindi di utilizzare, di analizzare il dato in maniera più efficace, dall'altro, diciamo, le
le regolamentazioni, come dire, vanno incontro a quelle che sono le legittime richieste degli utenti. Google, del resto, è sempre stato molto attento alla privacy degli utenti, la vediamo nella slide successiva, e ha nel corso del tempo messo a disposizione dei propri utenti una serie di strumenti che consentono di controllare i propri dati online nelle piattaforme Google. Ovviamente lo strumento principale è il Google My Account, che consente, tra le altre cose, anche di eliminare i propri dati di navigazione e quindi fare sì che questi dati non vengano resi disponibili per attività di digital marketing. C'è all'interno del Google My Account una parte, una sezione che si chiama appunto Privacy Checkup, dove addirittura gli utenti possono definire che livello di condivisione dare agli inserzionisti rispetto alle proprie abitudini di navigazione. E poi chiaramente, sempre lato utente, ci sono una serie di strumenti che consentono diciamo l'anonimato da questo punto di vista. Evidentemente la versione in incognito di Google Chrome, ma anche le versioni in incognito lanciate circa un anno fa, un anno e mezzo fa, di YouTube e di Google Maps. È chiaro che qui, diciamo, in questo cambiamento, che cosa bisogna fare? Cioè, qual è l'approccio, diciamo, corretto? Non esiste, diciamo, ad oggi una ricetta magica, una soluzione unica e onnicomprensiva, perché è chiaro che noi stiamo andando verso un mondo dove i cookie di terza parte tenderanno a sparire, ma probabilmente, già stiamo vedendo qualcosa, verranno sostituiti da diverse tecnologie che lavoreranno, diciamo, in contemporanea e saranno integrate. Quindi sicuramente quello che noi consigliamo è di iniziare o continuare, no, ad investire in tecnologia, come appunto sta facendo Samsung nei casi che abbiamo visto. Fare leva sul modeling. Questo secondo me è un concetto fondamentale, perché probabilmente avremo a disposizione un po' meno di dati, probabilmente, ma abbiamo una grande capacità di analizzare, di clusterizzare questi dati. E quindi qui sarà proprio, no, diciamo, si creerà probabilmente un gap tra le aziende che stanno investendo e quindi in tecnologie, e quindi riusciranno, no, a fare alcune delle cose di cui Massimo, no, giustamente ci challengeava prima, ed altre che probabilmente forse rimangono un po' ferme e magari queste opportunità non le coglieranno. E poi bisogna anche essere pronti, diciamo, ai cambiamenti, perché chiaramente stiamo entrando in una nuova era e, come dire, nuovi scenari e ulteriori cambiamenti potrebbero intervenire. Quindi in questo contesto, diciamo, quali sono gli strumenti, no? Perché poi la domanda è un po' sempre questa, cioè, quindi cosa faccio? Allora, non è ovviamente obiettivo di oggi fare una disamina completa, no, di tutti quelli che sono gli strumenti che potrebbero essere a disposizione. Ne vediamo alcuni molto velocemente. Uno è il Consent Mode, che sostanzialmente consente di avere una visione completa, no, del comportamento degli utenti che atterrano sul nostro sito, partendo dalle informazioni lasciate da coloro che consentono di vedere e utilizzare i propri dati. Quindi sostanzialmente si analizza il comportamento di coloro che danno il consenso e poi, attraverso delle inferenze statistiche, si riesce a conoscere il comportamento di tutti gli altri. Adesso, scusate, ma mi sono un attimo sconnesso dal browser e ho un attimo lo schermo, sono tornato, scusatemi. Quindi dicevamo, Consent Mode è uno strumento importante. Perché è importante? Perché ci consente di continuare ad avere una visibilità chiara su quelle che sono le performance delle nostre attività digitali, no? Quindi, non andando a, diciamo, utilizzare questo strumento, progressivamente si potrebbero avere dei problemi di measurement. Adesso non vogliamo entrare troppo nel dettaglio, però è uno strumento molto importante. Un altro strumento importantissimo per l'attivazione dei dati prima parte è sicuramente il Customer Match. È uno strumento che, appunto, prima citava Fabrizio, è uno strumento che consente di sostanzialmente matchare
attraverso delle chiavi che possono essere o l'indirizzo email o il numero di telefono, utenti presenti appunto in una database con gli utenti Google. Il match avviene appunto attraverso il Google account ed è importante sapere che, come dire, abbiamo una sorta di doppio controllo della privacy, chiamiamolo così, perché da una parte l'inserzionista si assicura di aver ottenuto l'ok alla gestione dei dati nel momento in cui li raccoglie, l'ok all'utilizzo per finalità di marketing. Allo stesso modo Google, dall'altra parte, con il Google My Account che abbiamo visto prima, si assicura che gli utenti siano d'accordo a vedersi erogata una comunicazione personalizzata. Dopo di questo, quindi, diciamo, abbiamo visto due strumenti, dov'è che vogliamo arrivare un pochino? Vogliamo arrivare anche ad una soluzione di questo tipo, no? Se noi ci guardiamo indietro un pochino, circa, diciamo, 20 anni di digitale, più o meno, no? Siamo partiti dove? Da una strategia di costo per click, quindi pagavano per gli utenti che cliccavano su un annuncio, poi progressivamente ci siamo evoluti verso una strategia orientata alla conversione, quindi pago un X perché l'utente faccia un'azione. Adesso, diciamo, le aziende più evolute iniziano a ragionare in termini di target ROAS, cioè voglio spendere fin tanto che il mio investimento mi generi un fatturato all'interno del mio e-commerce. Lo step successivo probabilmente sarà quello di avere una strategia di bidding che sia in grado di bidare sugli utenti che non solo hanno valore per me rispetto alla transazione che stanno facendo adesso, ma rispetto a una serie di transazioni che possono fare o su, diciamo, categorie di prodotto simili o, come nel caso di Samsung, che ha un portafoglio di prodotti molto ampio anche in ottica cross prodotto. Come arrivare lì, ed è, diciamo, l'ultima slide del mio intervento, c'è un percorso che poi anche nelle slide di Fabrizio e di Gaetano è stato anticipato in qualche modo, no? Però sicuramente c'è una fase di collecting dei dati, no? Collecting dei dati di prima parte, che deve avvenire in maniera evidentemente compliance con le norme in vigore, ma anche, diciamo, in maniera consistente rispetto a quello che è l'ecosistema tecnologico a nostra disposizione. Una volta che questi dati vengono raccolti, cosa si fa? Chiaramente lo dico in maniera molto molto semplificatoria, no? Però, diciamo, una volta che questi dati vengono raccolti, c'è la possibilità di utilizzare delle soluzioni cloud, e Google ovviamente ne ha diverse, ad esempio BigQuery o altri strumenti, che con dei modelli di machine learning, a volte pre-built, a volte da costruire ad hoc, sostanzialmente analizzano questi dati per noi e ci aiutano ad individuare all'interno dei nostri, del nostro customer base, quali sono i segmenti che sono più rilevanti per noi, la famosa, diciamo, piramide che vedevamo prima. Quindi, una volta poi terminata questa segmentazione, che ovviamente poi, e mi riallaccio anche alla slide iniziale di Gaetano, i dati di prima parte sono tantissimi, no? Quindi non è solamente ho comprato o non ho comprato, ma quale prodotto, quando, ne ho comprato altri, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, mettendo insieme una grande quantità di dati, poi si riesce a segmentare, a individuare i cluster che per noi sono rilevanti e quindi poi muoverci verso una attivazione. Quindi questo ovviamente è il framework di riferimento, che per certi aspetti rimane valido anche nel contesto, diciamo, in cui noi stiamo approdando, che sarà un contesto in cui appunto i cookie di terza parte tenderanno a sparire. A questo punto io lascerei di nuovo la parola a Gaetano e magari non so se vogliamo prendere qualche domanda e così poi concludere questa sessione. Sì, sì, grazie mille. Sì, sono arrivate un po' di domande. Allora, una per Fabrizio. Che integrazioni sono state fatte nella Customer Match Search? Per quanto possibile potreste definire meglio questa attività? Ad esempio, sono state create liste utilizzate sulla search a partire da quale first party data che aveva Samsung? Ok, allora abbiamo
Per la customer match diciamo che abbiamo utilizzato dati relativi alla ownership dei device, quindi sostanzialmente abbiamo preso in considerazione utenti che avevano all'interno della loro, diciamo così, del loro account diversi modelli di smartphone registrati. Li abbiamo suddivisi in serie, quindi abbiamo identificato diciamo tre tipologie di serie: utenti con delle serie diciamo più entry level, mid a livello di diciamo così di posizionamento e utenti con dei prodotti flagship. Abbiamo quindi creato diversi segmenti e li abbiamo poi applicati appunto con una customer match classica per questa integrazione. I risultati che abbiamo ottenuto ovviamente cosa sono stati? Sono stati delle caratteristiche, delle feature prima ancora di andare a vedere i risultati, che ci hanno detto come si sono, diciamo, come si comportano i nostri utenti a seconda diciamo, del loro posizionamento all'interno del portafoglio prodotti di Samsung. Quindi questo era il primo obiettivo che ci volevamo porre, senza andare a verificare i particolari dati dal punto di vista anagrafico o altro, ecco, il concetto di appartenenza dei device, registrazione dei device è stato il primo obiettivo che ci siamo posti. Però Fabrizio, aggiungo anche qui la domanda, sicuramente ha senso tecnico, però di nuovo il punto di partenza è marketing, cioè ci siamo chiesti dove Samsung può spingere il tema del connecting living e dell'ecosistema dell'offerta di Samsung, e questo è servito poi a Fabrizio andare a clusterizzare questa parte qui, cioè non è mai stato mai, ancora una volta, scusate se lo ribadisco, un tema CRM Big Data a far partire tutta questa cosa qui, e giustamente anche poi la clusterizzazione che ha dato Fabrizio. Sì, se posso, come dire, anche aggiungere un pezzettino, diciamo un altro aspetto interessante in questo case è che di fatto quello che è accaduto, cioè, i risultati, perché si sono ottenuti quei risultati così rilevanti? Perché gli algoritmi di ottimizzazione di Google hanno fatto leva su quel segnale, no? Quindi non sono state, diciamo, create delle campagne ad hoc, ma sono state, diciamo, semplicemente applicate alle campagne che già esistevano, e quindi con un segnale aggiuntivo la macchina è riuscita a dire: aspetta, questo segnale, questo utente ha maggiore probabilità di, diciamo, di convertire, o comunque è più interessato, e quindi io vado a creare una efficienza e una efficacia media a partire da un dato, no, aggiuntivo. Quindi torno al tema del dato, torno al tema del modeling, il tema del machine learning. No? Altra domanda un po' aperta a tutti. Da parte di Carlo, per il modello Propensity, che algoritmo di machine learning è stato usato e come sono stati integrati i dati delle varie fonti? Allora, domanda molto tecnica, non so se sia io la persona corretta che debba rispondere. Sostanzialmente abbiamo utilizzato gli algoritmi su BigQuery, non so se Andrea qui tu vuoi dare qualche dettaglio in più o se lo vuole fare magari Gaetano. Ma allora io magari dico un pezzettino e poi lascio a Gaetano. Allora, per quanto riguarda i dati, sono, diciamo, in questo caso si tratta di un modello di propensity basato, diciamo, che ha una finalità aumentare le vendite dell'e-commerce, e quindi siamo partiti dal dato di prima parte, che è il dato del sito di Samsung, dell'analytics, e quindi andando a segmentare ed analizzare gli utenti che erano sul sito di Samsung in un periodo di tempo anche abbastanza lungo, insomma diversi mesi di observation, se non ricordo male, poi questi dati sono stati appunto caricati e analizzati con dei modelli di BigQuery dal partner. Non so se, insomma, Gaetano, tu vuoi aggiungere qualcosa? Sì, no, allora la metodologia è una metodologia abbastanza condivisa con i vari strumenti, le varie attività online un po' più avanzate, nel senso che si trasforma qualcosa di qualitativo in quantitativo, assegnandogli dei punteggi in base a determinati comportamenti. Poi l'algoritmo funziona sempre con una struttura di if-then. Quindi anche qui è abbastanza facile. Cioè, se il punteggio dell'utente è sopra un determinato threshold, allora tu fagli determinate cose. Consideralo o paga
o sì disposto a pagare un po' più di bid per la parte. Quindi è sempre un if then in base a qualcosa che è di quantitativo. Quindi la modellizzazione fondamentalmente funziona in questo. Il machine learning aiuta questa tipologia di scoring e if then imparando quali sono i percorsi più veloci o imparando quali sono gli utenti che hanno caratteristiche simili, quindi fare determinate azioni. Quindi ovviamente alla fine è molto complesso costruire macchine del genere e ci vogliono tanti, tanti dati, nel senso ci vogliono dati che siano affidabili per dar da mangiare a queste macchine. Però teoricamente il concetto è abbastanza semplice, quindi appunto dare dei punteggi e l'algoritmo in base al punteggio decide di fare o non fare determinate cose. Altre domande, Erika? Sì, una domanda per Andrea. Come vedete lo scenario post cookies? Ok, aspettavo questa domanda al varco. Importante al varco, quindi spero di essermi preparato bene. Allora, sicuramente Google ha nel suo DNA la difesa dell'open web, no? Quindi open web vuol dire un web dove le persone, tutti possono accedere ai contenuti, alle informazioni in un modello, diciamo, pubblicitario, per cui non, diciamo, anche le aziende che producono contenuti possono guadagnare tramite advertising. È chiaro che il modello, diciamo, in questione fino ad oggi si è basato molto, molto anche su base cookie, no? Quindi Google, diciamo, come avete visto, noi non siamo stati i primi a dismettere i cookie di terza parte, perché prima di dismettere i cookie di terza parte noi abbiamo aperto un tavolo di confronto con il mercato, con diciamo, tutti gli stakeholder di settore, per cercare di trovare delle soluzioni che, diciamo, andassero nella direzione di continuare ad avere delle soluzioni, diciamo, efficaci di targeting online, ma, diciamo, preservando quella che è la privacy degli utenti. Quindi se si va a vedere un pochino anche il blog di Google, si vedrà che ci sono una serie di soluzioni. Ve ne cito un paio che si chiamano, diciamo, Fledge e Flock, dei nomi, diciamo, non facilissimi da ricordare sicuramente, però la cosa interessante è questa, diciamo, come funzionano? Funzionano che sostanzialmente ci sarà ancora la possibilità di per le aziende di settore di andare a intercettare, no? E quindi a targettizzare degli interessi, ma questi interessi, diciamo, saranno creati e strutturati in dei gruppi, in delle coorti, poi si chiamano tecnicamente, dove non sarà più possibile sostanzialmente accedere a dei singoli ID, ok? Ma si avrà la possibilità di accedere a questi gruppi di audience nel loro complesso attraverso delle API, quindi poi tecnicamente le informazioni rimarranno storate nel browser degli utenti, non si avrà un accesso diretto, ma si avrà un accesso, diciamo, tramite API che sarà ancora più sicuro, diciamo, in termini di privacy. Questo sia per quello che riguarda, diciamo, le attività, chiamiamole, diciamo, di prospecting, che appunto hanno questo nome, questo progetto che si chiama Flock, sia anche per quello che riguarda le attività di remarketing con un progetto che appunto si chiama Fledge. Quindi online ci sono anche, diciamo, una serie di spiegazioni molto dettagliate su qual è poi la roadmap di questi prodotti e la loro, diciamo, appunto, roadmap di attivazione. Grazie. Una domanda che è arrivata per Massimo: quali sono i motivi per cui state portando avanti Agile Marketing Transformation e cosa consigliereste ad un brand che magari non ha le vostre dimensioni ma vuole intraprendere la stessa trasformazione? Sì, i motivi sono veramente strategici per l'azienda. Significa essere probabilmente prima degli altri in grado di interpretare la trasformazione dei media in atto. Questo significa, lo dico in maniera sensibile dal punto di vista dell'economics dell'azienda, avere un investimento media assolutamente ottimizzato. Quindi
portare la marketing transformation, quindi combinare il media investment con la digital transformation e con tutti gli argomenti che stiamo avendo oggi, anche di automation marketing, significa di fatto far sì che le aziende, ogni volta che spendono una lira, sanno dove va a finire, come ho detto prima. E questo viene fatto quindi da un punto di vista di economics e di ottimizzazione. L'altro tema è perché tutte le meccaniche promozionali che noi stiamo attivando devono essere meccaniche promozionali che abbiano un livello di dispersione sempre più basso. Quindi, giustamente Fabrizio ha lavorato sulla clusterizzazione del database al fine che poi gli alberi decisionali su questi lead, su questi nostri contatti, su questi nostri members, siano legati anche a meccaniche promozionali di rewarding che siano fortemente mirati ai comportamenti, allo status attuale di quel specifico consumatore e di quello specifico cluster. E l'altra tematica è una tematica di offerta, ovvero sempre di più il marketing, la casa madre coreana, sviluppa prodotti che hanno tutta una serie di features e una serie di caratterizzazioni che potrebbero essere sempre più interessanti per specifici consumatori. E anche qui, dalla TV alla parte televisiva, perché Samsung ha una varietà enorme di prodotti, avere questa possibilità di ricevere degli insight da parte del database, da parte della nostra cluster di consumatori, sono fondamentali anche per lo sviluppo e innovazione del prodotto. Il consiglio che do invece sulla parte di su un brand più piccolo di Samsung, diciamo che questi brand non sono mai piccoli, i brand nascono, no? Hanno un DNA, più che essere piccoli sono nascenti, mettiamola così, poi dipende quanto l'azienda voglia alimentarli per far diventare grandi, come di fatto un bambino, uguale identico. Mi sento di dire partite dal vostro database, dalla costruzione del database, cioè partite dal CRM, perché il CRM è il cuore e il motore della digital transformation. Questo discorso qua l'ho fatto anche con aziende diverse con cui ho avuto a che fare per percorsi formativi, dove non avevano neanche... avevano ancora un approccio al database, alla newsletter, no? a questa tematica romantica della newsletter. Ecco, dico, il primo passo è lì, cioè è strutturare invece il vostro database, il vostro modo di interagire con i consumatori in maniera più precisa, più tecnica. Questo si può fare da una piccola azienda B2B fino ad arrivare a una big azienda come Samsung che fa B2B e B2C. Quindi, mi sento dire, partite da lì, dalla sistematizzazione del database, dall'organizzazione delle domande che voi fate per alimentare questo database e dei processi per poterlo alimentare. Questo è il primo step. Poi da lì, sicuramente, la digital maturity dell'azienda può partire. Grazie. Una domanda per Gaetano: quali sono i requisiti e gli strumenti minimi necessari per iniziare a intraprendere il percorso di digital transformation lato partner? Allora, sì, nel senso, ci sono ovviamente dei requisiti minimi, ma mi collego al discorso di Massimo. È proprio una questione di, tu puoi avere anche soltanto 1000 euro in un mese, buttali tutto nella raccolta dati, nel CRM, nel mettere a posto i tool che raccolgono i dati. Quindi non ci sono requisiti minimi, dipende quanto si è disposti a mettere sul tavolo per determinate attività. Quindi, infatti, anche perché il modello dei partner o degli operatori ovviamente è in totale trasparenza e va a fee fondamentalmente, quindi non hanno un vero e proprio costo, è soltanto quanto tu brand sei disposto a mettere sul tavolo per le tue attività o per la tua crescita. Quindi anche con una cifra molto bassa, ma dedicata in maniera intelligente, si possono fare grandi cose. Quindi, appunto, anche se non si hanno grossi budget media, ma già soltanto a mettere a posto gli analytics, tracciare tutto come si deve, ottimizzare il CRO e quindi ottimizzare i percorsi dell'utente e il valore poi dell'utente, già mettendo a posto questi, che quindi è quasi più consapevolezza più che investimento, già lì avete meno sprechi, più efficacia, più razionalità e quindi già l'organico, già quello che succede in maniera organica avrà un valore molto più alto e il ritorno anche di quei 1000 euro sarà molto di più. Però il mio consiglio è non integrare, quindi non fare silos separati, perché ogni canale, ogni attività comunica con le altre e non è mai la somma, ma è più
il valore è più della somma di ogni singolo canale, di ogni singola attività. L'altro consiglio è fare piani a lungo periodo, perché le attività tattiche servono, ma devono essere figlie di una strategia di più ampio respiro, strategia che sia tecnologica, che sia di sistemi, che sia creativa, che sia media, che sia di strategia in generale. Quindi ogni asset, ogni canale deve avere una strategia e far parte di un'evoluzione organica e comune. Quindi, per rispondere alla domanda, bastano anche pochi soldi, ma spesi molto bene. Se devo dire dove concentrare i soldi, mi collego e do ragione anche a Massimo, cioè dati, propri dati, CRM, database per capire chi sono i propri utenti, cosa vogliono e cosa gli piace, per poi da lì viene costruito tutto. Okay. L'ultima domanda e poi chiudiamo. Con le informazioni raccolte, siete riusciti a aumentare gli attributi relativi alle singole schede utente presenti nel CRM, andando così a ottimizzare anche le attività più legate al CRM, come ad esempio il nurturing o comunicazione molto mirate? Allora, sicuramente sì, qui c'è una tematica sicuramente che volge più dal punto di vista della privacy, quindi siamo sempre molto attenti alla tematica di raccolta dati, quindi l'utilizzo che ne facciamo dei dati. La risposta è sì, nella misura in cui l'utente è consapevole di quello che sta facendo e dei dati che ci sta dando. Ovviamente tutto quello che noi facciamo lo facciamo sempre in maniera consenziata, rispettando, come diceva anche Andrea prima, tutti i protocolli, tutti le, diciamo così, regolamenti che ci sono, soprattutto a livello europeo. Quello che stiamo facendo, e qua mi riallaccio invece a quello che diceva Gaetano, è la collection di questi dati, quindi l'enrichment di questi dati è un qualcosa di super fondamentale, ma non è banale, richiede uno sforzo, soprattutto anche dal punto di vista della struttura e dalla capacità di poter raccogliere ed organizzare i dati in modo tale che poi siano effettivamente fruibili. Ecco, questo è un tema su cui, in tutta onestà, stiamo ancora lavorando, ma lo stiamo facendo perché, anche Gaetano ha toccato un altro tema super importante, c'è un concetto di silo, noi abbiamo una, diciamo così, una tematica, e questa è una specificità nostra, che essendo comunque un grosso gruppo internazionale, abbiamo delle privacy policy, comunque delle, diciamo, delle regolamentazioni che ci consentono da un lato di sfruttare alcuni tipi di dati, dall'altro invece siamo giustamente obbligati a rientrare all'interno di alcune policy che ci vengono date da casa madre. Ecco, all'interno di questo scenario che è veramente super complesso, ci stiamo attrezzando per sfruttare al meglio e integrare ancora meglio i dati che andiamo a raccogliere. Va bene. Ok, direi che possiamo terminare. Va bene, quindi vorrei ringraziare ancora Milano Digital Week, vorrei ringraziare Andrea, Fabio e Massimo, è stata una bellissima chiacchierata, ma soprattutto lavorare tutti e tre assieme in questi progetti è veramente figo, lasciatevelo dire, è proprio bello. Sì, assolutamente. Sempre di più, e continuiamo così. Buona super d'accordo. A tutti. Esatto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Grazie. Ciao. Saluti. Buona giornata. Grazie. Buona giornata. Ciao. Ciao.